Vediamo le spurie del ricevitore. A frequenza bassa, diciamo intorno ai 100 kHz, il livello di rumore delle spurie è abbastanza elevato, cambiano continuamente, hanno sovente cadenza intorno ai 500 kHz. Ci alziamo fino a 2,7 MHz, 3,8, 3,9. Vedete che poi il rumore diminuisce e con esso anche le spurie, per arrivare a un circa 125 dBm, a 4,7 MHz, ma possiamo continuare a vedere a frequenze basse fino a, non dico la continua, ma quasi. Aumentando la frequenza, la situazione rimane buona. Siamo già a 15 MHz. Ogni tanto compaiono delle spurie, ma sul lato. Qui abbiamo l'oscillatore locale a 24 MHz a meno 95 dBm circa, e questo è presente e genera anche un'altra spuria di livello superiore, nel senso che si sposta rapidamente con la sintonia, e quindi vuol dire che ha a che fare con delle armoniche superiori. Fino a 30 MHz la situazione rimane buona.